ad Amar nel 93, secondo l'anno scorso alle spalle di Norsen, lo statunitense. Eccolo qua, Miwan. Vittorio, il giudizio su questo confronto. Questo australiano è molto forte, è arrivato alla velocità, alla specialità con grinta, diciamo, perché per inserirsi in un mondo in cui c'erano i grandi specialisti. Si chiama Federico. L'errore è dovuto al fatto che dopo Paris parte uno che si chiama veramente Friedrich, ma è Magnier. Dicevo di questo australiano che è arrivato e ha sempre fatto le gare di velocità con direi senza un grande criterio di velocità, cercando di attaccare da lontano, partire lungo, andare in fondo, cioè ha cercato di fare della velocità un po' una cosa diversa da quella che era prima la caratteristica del surplace, quindi alla fine di fare proprio la volata pura, ed è riuscito ad imporsi un po' e adesso sta cercando di tornare ad altri livelli, ma adesso che c'è la Open diventa difficile anche per lui. Paris invece è, direi, un velocista più tecnico, più furbo, molto bravo nel gestire la corsa, molto bravo e furbo nel impostarla soprattutto verso l'avversario, ma dico verso gli altri Paris ha, dico, 20 kg in meno, 10 kg di potenza di quelli che hanno Hubner, Fiedler. Questo gli manca un po' di potenza, gli manca un po' di struttura atletica. È soprannominato il professore La Volpe per l'astuzia ed è molto bravo. Corsa. È stato campione del mondo nel tandem sia con Chiappa che con Capitano. L'anno scorso e quest'anno ha conquistato la medaglia di bronzo nel Keirin. È la seconda batteria della velocità. Paris è arrivato a questa batteria passando i recuperi perché aveva perso. È stato uno scontro fratricida. Sì, fra lui e Chiappa, e quindi ha perso la Chiappa ed è entrato poi nel recupero, devo dire molto bravo, questo Chiappa Paris. Si parlava proprio con Valentini, diceva se Paris avesse quei 10-15 tiri in più di potenza come hanno gli altri sarebbe campione del mondo della velocità, ma direi con una superiorità incredibile per la furbizia che ha nel gestire la sua corsa. In seconda posizione Paris, il suo avversario l'australiano Newland, che è stato campione del mondo secondo l'anno scorso. Finta triplica a destra e a sinistra, l'australiano tenta di impensierirlo. Ricordiamo che gli australiani sono celebri per le loro scorrettezze, sono celebri anche per i loro successi in tutte le specialità, velocità, inseguimento, Keirin e mezzo fondo, ma sono celebri anche per le loro scorrettezze. Paris all'interno, entrano nel rettilineo, ecco la progressione dell'australiano ed è l'australiano che vince. 11.479 il tempo di Newland negli ultimi 200 metri con una media di 62.723. Ecco Vittorio, dall'epoca di Scherens, il leggendario Scherens, il belga, 6 anni campione del mondo, parliamo degli anni 30, ai Masters, ai Gaiardoni, ai Nakano. Nakano 10 anni consecutivi, vogliamo ricordare anche Gasparella che è stato campione del mondo. Ecco cos'è cambiato in questa specialità, mentre ecco la regia che ci ripropone il testa a testa finale tra Paris all'interno e l'australiano. Ecco l'australiano lancia la sua progressione. È stato molto bravo Paris a portare l'australiano fermo ai 200 metri, cioè per sfruttare anche lo scatto, però l'australiano è più potente, l'ho dimostrato.